Intanto faccio una domanda, che è questa, che non la voglio sentire adesso, me la direte dopo. Qual è stata la prima trasmissione digitale in assoluto? Il premio, non lo dico adesso, sarà dopo, sarà comunque consegnato dal signor Mala qui presente. Quindi a noi interessa sapere qual è stata la prima trasmissione digitale in assoluto che è successa. Sì, ce l'hai te il premio, ce l'ho dato prima. Allora, esistono vari sistemi di trasmissione digitale che sono nati, alcuni sono nati in ambito radioamatoriale e poi sono usciti anche in ambito commerciale. Alcuni sono nati in ambito più che altro militare e sono entrati in ambito amatoriale, quando sono diventati più o meno conosciuti, è diventato conosciuto il funzionamento. Diciamo che abbiamo dei sistemi, io ho messo qui packet radio, in realtà packet radio e packet sono più o meno la stessa cosa. Poi c'è questi, file, questi, scusate, file system, questi sistemi di trasmissione che vedremo, ognuno nasce per un uso diverso. Questi qua hanno una tipologia che viene detta a multitono, mentre questi sono a singolo tono. L'idea è quella di poter comunicare su un canale radio, quindi la classica radio che avete, insomma, se siete radioamatori, avete una radio in casa e l'unica possibilità che avete per comunicare con un'altra persona è il microfono, quindi quando voi parlate qualcuno vi sente. Quindi l'unica cosa che è in grado di fare una radio è trasmettere suoni, voce. Le trasmissioni digitali infatti utilizzano i suoni per trasmettere, quindi c'è una certa sequenza di suoni che viene decodificata. Dall'altra parte questa codifica viene ricevuta e viene traslata praticamente in bit, quindi ogni volta che noi decidiamo che un tono vale un bit o comunque una sequenza di toni vale un bit, alla ricezione abbiamo la stessa sequenza, quindi a noi interessa sapere, distinguere in sostanza cos'è lo 0 e cos'è l'1, in definitiva. Quindi lo scopo della trasmissione digitale non è altro che creare un sistema per riuscire a distinguere 0 e 1. Quindi già qui potreste già avere la risposta alla domanda che ho fatto inizialmente. Come dicevo prima, in ambito amatoriale ci sono diverse esigenze, perché vabbè, sapete chi sono gli radioamatori? O devo spiegarlo? No, sapete. Dicevo che nasce per esigenze diverse, perché i radioamatori hanno intanto diverse frequenze, che vanno dai alcuni mega, quindi poco sopra la radio AM, e vanno a finire sui giga, quindi molto sopra i satelliti, perché fanno prove anche a 76 giga. Quindi si va, l'ultima che ho visto io era a 76 giga, quindi vanno dai 76 giga ai kilohertz. Quindi hanno tutta una serie di fette di frequenza che spaziano praticamente su tutta la frequenza utilizzabile, tutta la radiofrequenza. Ogni frequenza ha dei vantaggi e degli svantaggi. C'è chi ha rumore atmosferico, chi invece ha una visibilità ottica, per cui più tipo assomiglia molto al laser, quindi microonde hanno tendenzialmente un andamento ottico. Se tu ci metti un muro davanti non ci vai dietro, anche se continuano a dire che le onde che passano il muro di cemento, non è così, basta vedere i cellulari, provate ad andare dentro al bunker. Quindi ci sono diverse frequenze, c'è la propagazione. Velocemente la propagazione è quella che permette, per esempio, questa mattina da lì si ascoltavano gli australiani sulla frequenza dei 14 mega. Non è che l'onda andava direttamente in Australia, ma l'onda veniva riflessa nel cielo, riflessa nel mare o nella terra, ritornava nel cielo fino ad andare a zigzag fino in Australia. Il rimbalzo sul cielo non è una cosa costante. È dato da vari fattori, tra cui diciamo che dipende molto dalla ionizzazione. La ionizzazione sostanzialmente permette la riflessione dell'onda. Più l'aria è ionizzata e più le onde vengono riflesse meglio. Meno ionizzate, più l'onda tende a passare fuori. Quindi se non c'è ionizzazione le vostre onde vanno a finire nello spazio. Se c'è ionizzazione viene rimbalzata. Quindi
L'ionizzazione dipende da vari fattori, tra cui le macchie solari, il sole, c'è differenza fra il giorno e la notte, eccetera, eccetera. Per cui la notte c'è meno ionizzazione, di giorno ce n'è di più. Questi fattori è logico che dovete stare attenti perché, per esempio, qui può essere giorno, d'altra parte c'è notte. Quindi tutti questi vari fattori fanno sì che in questo momento non è possibile parlare con l'Australia, domani mattina fino alle 9 riuscite a parlare con l'Australia. Quest'inverno magari no, perché in inverno cambiano altre situazioni, altre frequenze sono usabili, altre no. Quindi la propagazione varia a seconda dei mesi, dei giorni, delle macchie solari, tutta una serie di fattori. Che è anche interessante perché se ogni giorno potete collegare l'Australia, perde anche l'interesse perché li fate tutti gli stati in un mese e avete finito di divertirvi. Ci sono anche delle propagazioni di brevissima durata, che vediamo dopo, che si chiama meteo scatter, che praticamente utilizza la ionizzazione che avviene tra alcuni millesimi di secondo e alcuni secondi quando cadono le meteore nel cielo, che voi ne vedete una ogni tanto, ma in realtà ne cadono molto durante il giorno e ionizzano l'aria per alcuni brevi istanti. Quindi esiste una comunicazione che è fatta digitale, che è fatta apposta per comunicare nel raggio di 2-3 mila chilometri, con frequenze che di solito sono in portata ottica, e quindi non fate più di 200-300 km, 400-500, riuscite a fare quei 2000-2500 km in digitale. Il rumore, dicevo anche prima, c'è rumore, passa un motorino, passa scariche rumore, anche scariche diciamo, di fulmini, eccetera, eccetera, inducono del rumore, che va a interferire nella comunicazione digitale. Quindi alcune comunicazioni sono fatte per non essere interferite da rumore o essere il meno possibile. Doppler. Esiste una delle comunicazioni che vedremo dopo, utilizza un imbalzo che esiste sempre ogni tanto, almeno una volta ogni 28 giorni, no, 15 giorni ogni 28, che è la Luna. Per cui tu trasmetti sulla Luna, rimbalza sulla Luna, va a finire in America. L'America risponde, va, trasmette sulla Luna e tu. Quindi tu riesci a parlare con l'America utilizzando la Luna come rimbalzo, che si chiama EME. Voi direte, è una roba impossibile, in realtà è fattibilissima. Esiste anche qui un metodo di comunicazione che permette questo. Il problema è che la Luna si muove. Muovendosi la Luna, non so se avete mai sentito quando arriva un treno che il rumore è basso, poi passa e poi va sempre, poi è il contrario. Sì, è basso e va verso l'alto. Perché la frequenza su un oggetto in movimento è variabile. Per cui in realtà se voi trasmettete su una frequenza che è 1000, verso la Luna si sta allontanando o si sta avvicinando, la frequenza varia in su o in giù a seconda dei casi. Per cui il modo digitale è in grado di recuperare ed adattarsi a questa differenza che viene chiamato effetto Doppler. Quindi alcuni modi digitali hanno automaticamente la possibilità di capire il motivo, cioè di capire il Doppler e di seguirlo. Fluttuazioni, come dicevo prima, la ionizzazione non è costante, può variare. Per cui tu hai il segnale che arriva come intensità forte, poi cala, poi sale, poi va giù. Alcune volte è lenta, alcune volte è veloce, dipende dalle condizioni atmosferiche, dal sole e dalle solite cose. Per cui ci sono delle fluttuazioni. Come dicevo prima, com'è che funziona il modo digitale? Ah, ci sono domande finora? Beh. Esatto, infatti è l'effetto dopo. Devi puntare sulla Luna per quello. Sì. Allora, esistono diversi tipi di modulazione. Cos'è la modulazione? Se voi andate ad ascoltare una trasmissione digitale, in questo caso sentite un tono, anzi, sentite un tono che varia, che viene shiftato, per cui un tono che è a 1000 Hz e un tono che è a 2000 Hz. 1000 Hz corrisponde un bit 0, 2000 Hz corrisponde un altro bit. La sequenza di questi bit, scusate, la sequenza di questi toni a seguito dei bit non fa altro che effettuare la trasmissione digitale. L'altra è il multi.
Sì, a posto di avere una frequenza che varia, qui ci sono una serie di toni che vanno da 16, 32 toni, 64 toni, che vengono inviati. Infatti qui sentite tutta una, sembrano delle volte delle canzonette dove sentite ti tu ti ti tu ti ti, perché è tutta una serie di toni che vengono trasmessi. Dopo avremo quella che è fatta, che è nata per discorso Luna, che adesso viene usato anche in HF, che permette comunicazioni anche con l'America con 5 watt. Che utilizza questa tipologia di toni. Voi andate ad ascoltare sulla radio, sentite tutti questi. Sembra un bambino che sta suonando a caso su una tastiera. Dopodiché c'è un altro che è interessante, che tra tutti, a me piacciono tutti, però in generale quello che mi piace di più. In realtà trasmette un tono solo, ne è cambiata. Sapete che quando inviate un tono, non so, da 1000 Hz, questo non è altro che 1000 sinusoide in un secondo. E cos'è che avviene? Ogni volta la sinusoide viene ricambiata, quindi sfasata, ogni volta che c'è un cambio di bit. Per cui se c'è un 1-1-0, la prima è così, la seconda è così perché c'è un altro 1, lo 0 dovrebbe salire, no, ritorna giù. Viene sfasato di 180 gradi, per cui l'onda, la sinusoide, si sfasa di 180 gradi. Il ricevitore è in grado di vedere ogni volta che c'è uno sfasamento di 180 gradi, ed è in grado di capire quando c'è una variazione di bit, per cui se all'inizio aveva 1 diventa 0, se prima aveva 0 diventa 1. Naturalmente l'inizio della trasmissione è codificata, per cui lui sa cosa c'è all'inizio, perché giustamente se lui è in grado di capire solo lo sfasamento, quindi il cambio di bit, ma non il bit, all'inizio deve partire con 0, per esempio, altrimenti nessuno è in grado di capirsi. Questo è il phase shift keying, per cui c'è lo sfasamento dell'onda della sinusoide. Domande? Allora, l'FSK o la FSK, la differenza è che è la radio che fa lo shift oppure il tono audio. Una volta si usavano dei modem, adesso in realtà si possono usare, i computer sono talmente potenti che in realtà si usa la scheda audio del computer per fare queste tipologie di trasmissioni. Per cui si attacca la scheda audio, l'uscita dell'altoparlante sul microfono, appositi adattatori perché il segnale deve essere corretto, e l'uscita dall'altoparlante della radio lo collegate all'ingresso del microfono della scheda audio o l'ingresso linea della scheda audio del computer. Installate il software, non dovete fare altro. Anzi, se volete solo ricevere, vi basta solo prendere l'uscita delle cuffie della radio e attaccarlo sull'ingresso dell'audio del computer. Non dovete fare altro. Il packer radio è quello che, diciamo, ha iniziato, anzi, primo di tutti è questo, la RTT greca. Non so se avete mai visto su alcuni film vecchi che c'è la telescrivente che scrive. Questa è la stessa cosa. La differenza è che è via radio. La codifica, i toni che venivano trasmessi via telefono, in questo caso, vengono portati. Infatti si chiamava teletape, sì, questa è radio teletape, è stato solo aggiunto la R. In sostanza sono due toni, uno identifica un mark e uno space. Non 01, ma comunque è uguale. Una serie di mark e di space fanno una codifica di un carattere, per cui, e vedete, scriversi. Non c'è correzione d'errore, per cui se un bit viene, un tono viene capito male, voi vedete la lettera sbagliata. Esatto. Esatto, è a 5. Esatto. Il packet radio è diviso sostanzialmente in un protocollo che si chiama X25, che riprende l'X25 che esisteva reale, che esisteva ormai nell'ambito digitale, che era un protocollo che non so se avete mai visto, come si chiamava? Le prime BBS, no, quella fatta da Telecom. Che tu entravi a 1200 baud ed era in X25. No, è quello a cui scrivevi il NUA e si chiamava. Tu mettevi il NUA e automaticamente entravi e si chiamava. No, vabbè, dopo mi viene in mente il nome. Che è un vecchio protocollo che era nato per le reti informatiche e che è stato portato all'interno. In sostanza ogni stazione è identificata dal proprio nominativo, quindi io sono EW3FVZ e voglio collegarmi con EW3MALA, che
clicco dove potrei male, lui si collega. A quei tempi, quando io sto parlando degli anni 92, 90, 92, c'erano proprio vere BBS. Per cui tu scrivevi un messaggio a uno francese, lui un po' alla volta, parlando con un computer alla volta, riusciva a mandarti il messaggio in Francia. Era di una lentezza per cui ci voleva un giorno prima che adesso una mail arriva in 3 secondi. Sì, c'erano tutta una serie di BBS che erano, corrispondevano moltissimo alle BBS che c'erano a quei tempi con il modem, solo che erano fatte via radio. Vantaggio delle via radio è che non pagavate, non si pagava Telecom sostanza, che a quel tempo costava. Esatto, quindi c'era la trasposizione sostanzialmente la BBS fatta via modem telefonico in radio, che era al mio, cioè a me piaceva moltissimo, e hanno trasportato anche il TCP/IP. TCP/IP sostanzialmente che io dove ho imparato routing, perché il vantaggio di quel tempi è che ancora adesso se lo fate è che a 1200 baud o a 9600 baud. Vuol dire che, non so se sapete che per fare una connessione TCP/IP serve l'handshake per cui tu vedi il pacchetto, l'altro che manda la CK più, lì lo vedevate passare a video uno alla volta e per cui imparavi anche se non volevi perché li sapevi tutti e tre i pacchetti, perché era tutto molto più lento, che era una rottura di balle se dovevi scaricare un software, però a quel tempo i software erano piccoli. Però diventava interessante imparare perché facevi routing tra, cioè, siccome la codifica IP. Se voi andate a vedere la classe 44 è assegnata ai radioamatori, per cui c'era, non so, 44 punto, io sto sparando a caso, 172, 60, 60 era Friuli Venezia Giulia, 61 era il Veneto, 62, 63 era l'Emilia Romagna, quindi tutto quello che arrivava a 61, ora facevi routing, voi dicevi 61 Emilia Romagna, e quando ti arrivava un pacchetto, non so, dal Trentino e che andava verso la Romagna, lui lo girava correttamente. Per cui a seconda, io lì è dove ho imparato bene il routing, perché era molto lento, riuscivi a vedere. Adesso, anche se sbagli il routing, di fare TCP dump e dopo andare a scorrere cosa è successo, perché sono passati 8 miliardi di pacchetti al secondo. Sì. La PRS non è altro che il posizionamento, è un sistema per cui codifica le vostre coordinate GPS, situazione del tempo e alcune informazioni e le spedisce costantemente a un sistema centralizzato, anzi non è un sistema centralizzato, è un sistema di nodi che distribuisce queste informazioni. Se voi andate a vedere APRS in map su Google, vedete, ci sono alcune mappe in cui vedete il radioamatore che è in macchina, che sta correndo e vi dice la posizione di dov'è. Ci vedete tutti i radioamatori che stanno andando in macchina in quell'istante o che hanno posizionato, che hanno il sensore di temperatura e vedete la temperatura che c'è in casa sua. Sinceramente non l'ho mai trovato interessante, però magari a qualcuno piace. Potrebbe essere usato se vi ciulano la macchina, sapete dove sta correndo il ladro. Basta, tutto. Questo l'ho detto prima, la velocità del è 45 baud, quindi voi vedete i caratteri che si scrive uno alla volta, come lo vedevate sulla. Per cui in realtà quando lo vedete sulla televisione è commerciale, i commerciali andavano più veloci, andavano 200-300 caratteri al minuto, vedete scrivere qui e vedete un carattere che si scrive uno ogni tanto e vedete che si forma il nominativo della persona che dice io sono Gino, Pippo. La codifica è usata nel baudotto, come diceva lui, però ci sono, c'è possibilità anche di usare l'ASCII. Se usate l'ASCII, però ogni volta non è che sia sempre disponibile lì, quindi. È ancora usato se voi andate, questo sistema via radio è ancora usato per le informazioni, per esempio, meteo per le navi. Una volta, ai miei tempi, c'erano anche le agenzie giornalistiche. Adesso non lo so se esiste ancora che c'è internet, però tu vedevi, andavi sui canali, sulle frequenze commerciali dei giornali, delle agenzie giornalistiche, vedevate, non so, quella lì della africana, vedevate tutte le notizie dell'Africa. E ce n'era una in secondo con morti, guerre, poi la sera andavate al telegiornale, questa roba qua non si sentiva niente, quindi era interessante. Le informazioni erano tantissime, poi venivano molto schermate sul giornale, no? Quindi anche se c'era una guerra in Somalia, di solito sul giornale, poi sul telegiornale non sentivi niente. Un'altra cosa divertente del Baudot, il Baudot fu ASCII all'epoca
prossimo, i prossimi sono numeri. Quindi andava derivante per il fatto che se per te in caratteri e mezzo. Vedevi solo numeri o solo lettere. Il... È ancora adesso così. Anche il passaggio da maiuscolo a minuscolo è un... Adesso passo a maiuscolo e tutti la... cambiava la codifica. Per cui, non so, 001 in numerico vale 1, in caratteri vale A e in caratteri. Però se tu perdi il cambio, per cui adesso passo a numeri, tu vedevi lettere e non capivi un cazzo, perché erano tutti... Sì, il caratteri era scientificità, la possibilità di caratteri fino a... Esatto. Allora, questo qua adesso vediamo quelli che sono a multifrequenza, quelli che dicevo prima, che ci sembra un bambino che gioca. Uno si chiama Olivia, non mi chiedete il nome da dove deriva, presumo sarà la figlia di quello che l'ha inventato. È nato nel 2003, è diventato uno standard nel 2005, è adatto particolarmente in HF, quindi da frequenza tra i 0 e i 30 mega, e con multipath. Multipath praticamente in HF sono tutti i collegamenti. Multipath vuol dire che l'onda rimbalza sul cielo, rimbalza sulla terra, rimbalza sul cielo, rimbalza più volte. È multipath. Decodifica segnali fino a 14 dB di segnale rumore. Posso assicurare che 14 dB segnale rumore e sentite uno parlare sotto, voi non capite niente. Questa codifica e anche quelle che vediamo successivamente, voi se sentite un segnale a quel livello lì, significa che se mettete le cuffie non sentite niente, voi sentite in realtà lui sta decodificando, quindi va molto sotto quello che l'orecchio umano riesce a sentire, a codificare. Infatti la prima volta io ho messo, ho detto, c'è niente qui, e dopo è apparso invece il nominativo. Usano codifica che si chiama, quando vedete Olivia c'è scritto, non so, 16 barra e un numero. 16 è il numero di toni, mentre la Y, quello dopo, è la larghezza di banda. Più informazioni trasmettete nello stesso istante, più avete possibilità che venga che sia errato e più larghezza di banda usate. Basta vedere adesso quando usate il Wi-Fi. Il Wi-Fi ha, non quello 54, quello prima, 10 megabit, era molto meno largo, usava molti meno mega di quello che usa il 54. Il 54 usa due canali del vecchio 10, perché non è in grado di trasmettere in due. Confermi? 3, sì, 2,5. Perché non è in grado, ha una larghezza di banda maggiore, perché è anche abbastanza logico. Se volete trasmettere più informazioni, le cose sono più grandi e quindi deve avere il tubo più grande. E quindi la larghezza di banda è il tubo della radio. Quindi più larghezza di banda c'è e più toni trasmettete, e più tendenzialmente va in errore, è più possibile. Però riuscite a trasmettere più informazioni. Quindi se vedete scrivere, più velocemente. Non lo gestisce, nel senso che lui, quando una frequenza fa multipath, arriva, viene ricevuta con dei segnali che non sono né costanti, che sono variabili, perché quando... nel multipath facciamo l'esempio che vai dentro, sei mai stato sulla Basilica di San Pietro quando vai sopra in alto? Ti arrivano le eco, per cui te, io sto parlando con te, ti arriva la mia voce adesso perché è diretta, poi ti arriva quella che fa riflesso, che va a rimbalzare, che fa tutta la cupola e ti arriva da sopra e ti arriva in ritardo perché ha fatto più percorso, e poi ti arriva l'altra che è passata sull'angolo di là, che è però meno di questa come percorso, quindi ti arriva prima. Quindi hai questa, la mia diretta immediatamente, pochi millisecondi hai l'altra e pochi millisecondi dopo ti arriva l'altra. E ti crea confusione, perché io ti sto dicendo ciao e tu il tuo cervello magari riesce a riconoscere le due, ma i toni che sono di quattro frequenze, per esempio, e te ne arrivano uno, due, tre, come fai a distinguere qual era quello di lì oppure era il mio diretto? Quindi lui è in grado di gestire multipath con degli algoritmi per cui è in grado di capire se quel tono era in realtà, perché la sequenza dei toni ha un algoritmo, per cui non può arrivarmi un tono di quel tipo uguale in quel secondo, in quel millesimo di secondo, deve arrivarmi dopo X, capito? Quindi ha una sequenza, ha un algoritmo suo per cui è in grado di capire se il tono è mio oppure è riflesso per, è il terzo riflesso che mi arriva.
L'Olivia non l'ho mai usato, quindi non te lo so dire. Questo che è il GT 65, sì, ha la correzione d'errore. Questo assomiglia a Olivia, arriva da Olivia. In realtà è nato per l'EME, quindi trasmissione via Luna. In realtà poi c'è un miglioramento che è quello che vediamo dopo. Ed è invece adesso usatissimo anche in HF. Di solito chi usa questa qua usa trasmissioni tra i 5 e i 30 watt, fai tutta l'Europa senza problemi. Se c'è programmazione fai tutto il mondo senza usare potenze elevate, perché ha un livello, riesce a decodificare molti dB sotto limone. Questo è quello che ho provato quella volta. Io la prima volta che l'ho provato, io sotto non sentivo assolutamente niente e lui decodificava, ho visto 3-4 radio. Quindi è adatto per segnali deboli e anche lentamente variabili, vuol dire la Luna si sposta, per cui varia di frequenza e lui è in grado di seguire. Quindi è adatto per l'EME. Decodifica, dicevo come prima, molti dB sotto rumore, ha una correzione d'errore avanzata. E quindi se vedete il nominativo è al 100% giusto, quindi o vedete o non vedete. La trasmissione funziona così. Prima di tutto dovete avere il computer che sia collegato con un orologio preciso, quindi via NTP deve essere sincronizzato, perché la comunicazione inizia sempre alle 00 del minuto. Quindi voi mettete in ricezione, lui alle 00 del minuto e comincia a decodificare. La trasmissione dura 47 secondi, circa 46, x. Quindi arrotondiamo a 47. Quindi 47 secondi dopo lui impiega alcuni secondi, vi mostra i nominativi. Vi mostra i nominativi che stanno già facendo un collegamento, per cui quelli non vi permette di collegarli. Quelli che stanno facendo una chiamata ve li mostra in verde. E vi mostra questo nominativo, questo nominativo, questo nominativo. Cliccate su quello che avete 10 secondi per farlo, 13 secondi per farlo. Perché alle 00 inizia la trasmissione. In questo caso una trasmissione in cui voi avete ascoltato pari, nei minuti pari, voi trasmetterete nei dispari. Perché a quel punto va a partire la vostra trasmissione che durerà 47 secondi e lui avrà 13 secondi per andare a mettere quello che volete. È molto pallosa perché tra una trasmissione e ricezione passano 4-5 minuti secchi, di cui 47 secondi siete là che aspettate la trasmissione. Quindi è molto lenta, però effettivamente io ho fatto comunicazioni con livelli di rumore che io non sentivo niente, l'antenna era fuori in terrazza con 7 metri di filo rosso. Quello che hai visto fuori lì, su quell'adattatore in terrazza buttato così, è io che comunicavo con tutta l'Europa. Usa 65 toni, per cui sentite la musichetta. Adesso volete, dopo la faccio sentire, sentite la musichetta. Questo, che è quello che voglio provare prossimamente, ma mi manca l'antenna sul... Utilizza il metodo scatter. Dicevo prima che... la trasmissione di prima, 47 secondi per trasmettere 13 caratteri. 47 secondi per trasmettere 13 caratteri. Questa qui è la stessa identica cosa, la differenza è che utilizza la ionizzazione dovuta dal quando le meteore entrano nello spazio, entrano nell'atmosfera, ionizzano l'aria tra alcuni millisecondi e alcuni secondi, si è arrivati fino anche a 23 secondi. In quel frattempo l'onda viene riflessa a frequenze anche elevate, tra cui quelle che interessano a noi, 194 e 430, diciamo che in realtà sono i 144, 430 è molto difficile, perché di solito quella frequenza l'onda va via dritta, cioè va verso lo spazio. Cosa succede? Trasmissione a voce, vi sfido in 300 millisecondi a dire il vostro nominativo, anche potete dirlo Mala, ma avete impiegato più di 200-300 millisecondi, mi dispiace Mala, ma... Allora, questa trasmissione è fatta apposta unicamente per usare questi frangenti di secondo. Funziona nella stessa modalità di prima, un minuto pari, un minuto dispari. Trasmette una serie di pacchetti in cui l'informazione è all'interno di 100 millisecondi. Prima o poi, in un minuto, dovete sperare che la meteora... Posso garantire che nei periodi in cui... che dicono che ci sono dalle 30 alle 60 meteore al minuto, è vero. Non le vedi. Però c'è.
perché lì vedi i picchi, se fai partire il software e anche un'antenna, vedi i picchi perché avviene un eco, per cui tu vedi l'eco. Per cui ci sono, quindi in un minuto c'è sicuramente una meteora che entra e la comunicazione avviene così, per cui in minuti dispari uno, a minuti pari l'altro. La differenza è che l'informazione in questo caso è molto piccola, è molto veloce, però viene spedita molte volte in un minuto, per cui si spera che in quel momento l'altra la riceva correttamente. Lui in grado per un minuto riceve X ed è in grado di capire la correttezza del dato. E questo qui trasmette 441 baud, quindi l'informazione è molto compressa e molto. Perché una comunicazione radioamatoriale avvenga, l'informazione utile è il mio nominativo, il tuo nominativo e il rapporto. Il rapporto è il livello del segnale, che in questo caso è sempre 5,9, indifferentemente. In realtà non viene utilizzato quel metodo, ma viene utilizzato quanto sotto al rumore, come rapporto dall'altra parte, non gli passate il 5,9, ma viene passato quanto sotto al rumore era, perché è più interessante come livello. Quindi non so, vedi, meno 17 vuol dire che eri 17 dB sotto al rumore, che è quella che ho fatto io, la prima. Infatti non sentivo un cavolo. Il PSK è quello che dicevo prima, perché si vede, vabbè, è un cambio di fase, che è quello che dicevo prima della sinusoide. Non ha correzione d'errore, trasmette 31 baud. So che voi siete ai megabit, per cui sentire 31 baud vi fa venire. Diciamo che assomiglia molto alla codifica del RTT greca, nel senso che voi vedete scriversi man mano che viene inviato, perché in realtà non sarebbe. Noi lo usiamo con delle macro, vuol dire che ci sono delle parole preimpostate, premiamo F1, scrive una cosa, premiamo F2 e ne scrive un'altra in automatico. In realtà sarebbe fatta per scrivere a mano, cioè nasce per l'idea di scrivere a mano. Infatti la velocità ideale per uno che scrive velocemente in tastiera, fa quella velocità lì più o meno. È molto piccola di banda, è il protocollo che consuma la minor banda possibile, perché è intorno ai 30 Hz, vuol dire che consuma 30 Hz, vuol dire che quando noi parliamo consumiamo 3 kHz, 3000 Hz, vuol dire che ci stanno 1000 comunicazioni di quel tipo, scusate, 100 comunicazioni di quel tipo all'interno di una stessa canale dove noi parliamo, perché 30 Hz, vabbè, esageriamo perché 100 sono 80 comunicazioni, perché una differente dall'altra, sono 30 Hz. Quindi riescono a starci molte comunicazioni contemporanee dove noi in quei canali riusciamo solo ad avere una comunicazione voce. Quindi è un piccolissimo consumo, è adatto per qualsiasi tipo di comunicazione HF-VHF. L'unica cosa interessante è che ha un variacode, quindi cos'è che ha detto quello che l'ha inventato? Io non associo come l'ASCII 7 come ad ASCII che è 8 bit, è sempre quello, infatti rompe sempre le balle, scusate, 7 bit. E codifico l'ASCII, non so, a 7 bit fisso, indifferente dal carattere. Mi ha detto, ma in un uso radioamatoriale, quali sono i caratteri che vengono usati di più? E a seconda dei caratteri variano da 3 a 7, a seconda del tipo. Per cui i caratteri maggiormente usati vengono codificati così. L'unica cosa che distingue un carattere dall'altro è lo 00, che è uno spazio. Quindi lo spazio è 00. Per cui è una codifica che si chiama variacode, per cui i caratteri più usati hanno un codice più piccolo, i caratteri meno usati hanno un codice bit più lungo. Quindi se usate quelli più corti, la trasmissione teoricamente, a parte che un bit all'altro non è più veloce, ma. Sì, esatto. Come il Morse, dove la E è un punto, e non so, è la Z, e ta ta ti ta, sono quattro. Oppure il 5, sono 5 no. Esatto. PSK 31 trasmette 31 baud, quindi a 30-40 Hz di larghezza di banda, 63 trasmette 63 baud, la larghezza di banda è intorno agli 80, e 125 è ancora più grande, è intorno ai 200 Hz, 180-200 Hz. Naturalmente, più si sale, è più probabile che avvenga l'errore. Anche questo comunque, questo decodifica teoricamente leggermente meno del Morse, del codice Morse, che è quello che sentite, che è uno dei più bassi a livello di orecchio.
Ci sono altre due, in realtà ci sono altre decodifiche, ma sono pochissimo usate. Una è l'SSTV, che è la trasmissione di immagini, che sarebbe Slow Scan Television. È una trasmissione per cui ogni tono ha un tono che va, non so, da 1000 a 2000, dove 1000 assomiglia molto al fax, infatti si assomigliano. 1000 è nero, 2000 è bianco. L'SSTV ha delle informazioni in più dove aggiunge la parte colore, per cui vedete che si forma un'immagine a colori in cui c'è la persona e il nominativo scritto. Gli rispondete, è un altro che un software che non fa altro che creare un'immagine che avete deciso voi, tipo l'ultima volta c'era una donna nuda, dove è scritto il proprio nominativo e stava chiamando comunque il nominativo. Cioè, quindi vedete, a me non è che piaccia molto, ma non trovo l'utilità, però vabbè, insomma, è così. Fax è la stessa cosa. Fax è ancora utilizzato in ambito HF perché per le navi viene trasmesso le cartine meteo, le cartine con le posizioni delle isobare, quelle che vedete di solito in televisione, vengono trasmesse costantemente, tipo da un sito inglese, dove trasmette queste informazioni. In HF, per esempio, c'è anche la trasmissione in digitale non so se avete mai visto gli orologi che si sincronizzano da soli. Quella è fatta in HF, anzi sarebbe... Cosa? Sì, esatto, che è a 75 kHz. In realtà non sarebbe onde HF, sarebbe onde ancora più basse, però vabbè, insomma. Adesso, tranne i radioamatori, io vorrei, a parte anche loro, perché non tutti lo sanno, qual è la prima trasmissione digitale in assoluto, secondo voi? Che è stata fatta? Chi è che ha detto Morse? Sì, è il Morse. Codice Morse è in trasmissione a tutti gli effetti digitale, perché 1, tasto abbassato, 0, tasto in alto. Il punto della linea non è altro che una codifica in cui tre punti consecutivi sono una linea. Se tu vai a vedere 1 e va giù, 3 punti e va giù, è un'onda quadra ed è una trasmissione a tutti gli effetti digitale, dove non è altro che tasto giù e tasto su. Il vantaggio è che la decodifica è umana. Quindi il Mala, hai vinto un bacio in bocca dal Mala. Non l'ho detto prima perché sennò nessuno sapeva rispondere. Comunque effettivamente il codice Morse che in ambito radiomatico si chiama CW, è la prima trasmissione in assoluto digitale. Quindi la prima trasmissione non è stata in analogico, funziona in analogico in realtà, però è digitale dal punto di vista tecnico, quindi è digitale a tutti gli effetti. La decodifica è umana. Esatto. Ah, per chi non lo sapesse, è ancora usatissima dai radioamatori la trasmissione digitale, scusate, la trasmissione a codice Morse, CW, ed è anche una delle più interessanti perché è quella che permette di arrivare con livelli di segnale molto bassi senza usare il computer, quindi a decodifica umana. Si possono usare diciamo, i computer anche per quella parte lì, però alcune velocità, siccome la manipolazione in alcuni casi varia molto, perché c'è chi usa il tasto nel vero senso della parola, quello classico, c'è chi usa quello con le doppie palette, c'è chi quello che usa il tasto, come si chiama? La tempistica la dà il braccio, la persona umana. Allora, l'orecchio umano è in grado di stare dietro a questa cosa, mentre il computer no, per cui se c'è una variazione di un 1 e tu mi fai un 1 di 4 punti e non fa fatica a capirlo, ho finito. Sì, 2 secondi. Quindi l'orecchio umano ha questa decodifica che il computer non riesce a fare e anche a basso rumore, per cui tu senti il bip bip comunque riesci a decodificare anche con basse potenze. Grazie, ciao.